ringraziare il sindaco, tutto il consiglio comunale e tutti voi che siete qui a testimoniare il vostro affetto per me. Sono veramente molto emozionata, mi sta toccando molto questa giornata, questi eventi che dimostrano così il vostro affetto per me e anche per la mia famiglia, perché ovviamente mi ha fatto molto piacere vedere nella sala molti amici dei miei genitori, persone che hanno conosciuti. Se posso dedicare questa giornata, la dedico a loro, alla mia mamma e mio papà. Purtroppo se ne sono andati prima di vedere che tutto sommato studiare fisica teorica non era un'idea così malsana, cosa che li aveva provocati molto, perché lo capisco anche, in effetti fare carriera universitaria è difficile e quindi so che insomma in particolare mio papà se ne è andato prima così di vedere che tutto sommato non era un sogno così malsano. Quindi dedico a loro questa serata, questa giornata, l'affetto di tutti voi. E vi ringrazio proprio di cuore, perché durante tutti gli anni che sono stata fuori, Castella Montrusa è toccata nel cuore. Bene. Quindi metto in votazione la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Giovanna Pinetti con la seguente motivazione: per aver dato lustro alla nostra città attraverso le sue competenze e scoperte scientifiche. Chi è favorevole? Formaggio all'unanimità. Questa sera è stata conferita la cittadinanza onoraria alla professoressa Giovanna Tinetti, un orgoglio per la città di Castellamonte. Sì, è un orgoglio per la nostra città, ma io credo per tutto il Canavese e per tutta l'Italia. Noi ovviamente siamo molto orgogliosi perché è una cittadina di Castellamonte, cresciuta a Castellamonte, quindi insomma significa che l'aria fa anche bene da queste parti, per cui siamo davvero stati onorati oggi della sua presenza e di tutta la giornata che ha voluto dedicare alla sua città. Davvero mi sento di dire un grazie grandissimo. Tra l'altro io non sapevo che è la prima cittadina onoraria donna, per cui questo mi rende ancora più orgoglioso. Difatti oggi sono stati organizzati diversi momenti anche con i ragazzi delle scuole. Sì, i ragazzi della scuola oggi, questa mattina l'hanno tempestata di domande molto pertinenti, e la professoressa Tinetti è stata molto molto soddisfatta anche insomma del grado di interesse da parte dei ragazzi, sia sulla prima parte che hanno seguito praticamente la sua lezione, sia per quanto riguarda proprio le domande, come dicevo prima. Si spera ora che ritorni presto a Castellamonte. Sì, nel pomeriggio, dopo aver mangiato un boccone veloce, gli ho fatto fare il giro della città, non perché non lo conoscesse, perché lo conosce ovviamente meglio di me, però gli ho fatto vedere le ultime installazioni che abbiamo fatto di ceramica e gli ho spiegato, gli ho detto quelli che sono i nostri intenti per il futuro, per cui lei è molto soddisfatta, mi ha promesso che tornerà a trovarci. Io l'ho invitata per la mostra della ceramica, lei mi ha detto che per l'inaugurazione sarà un po' difficile, ma magari durante la mostra un giro magari riesce a farlo. Vorrei portarla insomma a fargli vedere quelle che sono le nostre eccellenze, partendo dalla Pagliero, la Casa Museo all'Aera, il Cantiere delle Arti, e magari fargli vedere quello che andremo a realizzare per questa mostra. Ci sono tante novità da questo punto di vista.